La bibliothèque italienne vous présente La storia de Elsa Morante. Verso il quinto anno di età, Iduzza fu soggetta per tutta un'estate agli insulti di un male innominato, che angosciò i suoi genitori come una menomazione. Nel mezzo dei suoi giochi e delle sue chiacchiere infantili, le capitava all'improvviso di ammutolire impallidendo, con l'impressione che il mondo le si dissolvesse intorno in una vertigine. Alle domande dei suoi genitori, dava a malapena, in risposta, un lamento di bestiola. Ma era evidente che già cessava di percepire le loro voci e di lì a poco si portava le mani al capo e alla gola in atto di difesa, mentre la bocca le tremava in un mormorio incomprensibile, quasi dialogasse, spaventata, con un'ombra. Il suo respiro si faceva alto e febbrile e qui, d'impeto, essa si buttava in terra, torcendosi e squassandosi in un tumulto scomposto, con gli occhi aperti, ma vuoti, in una totale cecità. Pareva che da una qualche sorgente sotterranea un brutale flusso elettrico investisse la sua piccola persona, che al tempo stesso si rendeva invulnerabile, non riportando mai né urti né ferite. Questo le durava un paio di minuti al massimo, finché i suoi moti si attenuavano e diradavano, il corpo le si riadagiava in un riposo dolce e composto. I suoi occhi navigavano in un risveglio trasognato e le labbra si rilasciavano con dolcezza, accostate senza aprirsi e un poco ripiegate in su agli angoli. Pareva che la creatura sorridesse di gratitudine per essere tornata a casa, tra la doppia guardia dei suoi perenni angeli custodi, che si piegavano ai suoi lati sopra di lei. Uno di qua, col suo testone tondo e arruffato di cane pastore, e l'altra di là, con la sua testolina cresputa di capretta. Ma quel piccolo sorriso, in realtà, era solo una parvenza fisica illusoria, prodotta dal naturale distendersi dei muscoli dopo la tensione amara. Passava ancora qualche istante prima che Iduzza riconoscesse davvero la sua patria casalinga. E in quel punto stesso, del suo pauroso espatrio e ritorno, già non le restava più nessuna notizia, come di eventi esiliati dalla sua memoria. Essa poteva riferire soltanto di aver sofferto di un grande capogiro e poi di aver avvertito come dei rumori di acqua e dei passi e brusii confusi che sembravano arrivare dalla lontananza. E nelle ore successive appariva affaticata ma più sciolta e spensierata del solito, come se, a sua propria insaputa, si fosse liberata di un carico troppo al di sopra delle sue forze. Da parte sua, pure in seguito, essa riteneva di aver sofferto un comune svenimento, senza rendersi conto dei fenomeni teatrali che lo avevano accompagnato. E i genitori preferirono lasciarla in questa ignoranza, però avvisandola di non dire a nessuno mai che andava soggetta a certi insulti, per non compromettere il suo avvenire di ragazza. Così, in famiglia, si era aggiunto un altro scandalo da tenere nascosto al mondo. C'était un extrait en langue originelle. La bibliothèque italienne.